Ci sono giorni che restano nella memoria di tutti gli appassionati di futsal. In questo caso parliamo del 2 maggio del 2009, giorno in cui si gioca il playout di Serie C2 fra Città di Paliano e Virtus Fondi. Nella gara d'andata il Paliano si impone con il punteggio di 5-3. Nella gara di ritorno, con un gol di Antonio De Bonis, la Virtus Fondi a 30 secondi dalla fine segna il gol del 5-3 e per miglior piazzamento ottiene la storica salvezza nel campionato di Serie C2. Salvezza che definiamo storica perché mai nessuna squadra fondana era riuscita ad ottenerla e da quel giorno in poi tutte le squadre fondane che vanno in Serie C2 non retrocederanno mai più in Serie D. Questa è la storia della Virtus Fondi, ma questa è soprattutto la storia di un uomo che ha cambiato per sempre da quel giorno la storia del calcio a 5 fondano. Signori, benvenuti a Fondi Futsal Legend, questo è Antonio De Bonis. Antonio, la tua carriera inizia nel lontano 2003-2004 con la maglia dell'Old Orange 97 ed è l'inizio non solo tuo ma di un gruppo storico, no? Ecco, come nasce quell'annata, quel progetto che poi vi ha visto vincere la Serie D? Nacque da, mi ricordo, una domenica mattina che eravamo in piazza con degli amici e incontrai l'allora presidente Maurizio Giovannoni con Salvatore Rotunno, che poi fece il mister per quell'anno, e mi chiesero se volevo partecipare a questa avventura che comunque stavano mettendo in moto, e decisi da subito di far parte di quel progetto. Da lì partimmo, era più o meno penso maggio-giugno, e da lì partimmo con la preparazione, poi il primo campionato di Serie D dove ci vide protagonisti, perché mi ricordo ci fu un eravamo una lotta per la prima posizione tra noi, se non mi ricordo era Latina Scalo, Città di Latina Scalo, Città di Latina Scalo, cose del genere. E poi da lì vincemmo questo titolo per un punto, no? Per un punto, sì. Il pareggio finale in casa dell'Olympus a Minturno. Sì, sì. E andammo, mi ricordo lì, fuori casa, da loro vincemmo, mi ricordo, sembra 3-1. A Latina, sì, 3-1. Sì, sì. Niente, poi ci fu, dopo quest'anno, ci fu l'anno, diciamo, dell'inferno, perché da lì un po' il campionato del C2 di allora, dove ci stavano squadre, comunque già tutte squadre di Roma che erano abbastanza quotate, e quindi noi, nonostante ci impegnavamo, comunque davamo il massimo, ma comunque eravamo nettamente inferiori sul piano di gioco, quindi comunque non avevamo proprio le basi del calcio a 5. E quindi da lì subimmo la retrocessione di nuovo in Serie C. Dopo la stagione 2004-2005 dell'amara retrocessione in Serie D con l'Old Ranch, Antonio, insieme al gruppo storico che poi comporrà la Virtus Fondi in futuro, decidono di inaugurare un nuovo sodalizio con Emiliano Biasillo della Gymnastic Studio Fondi. Anche qui grandissimo campionato di Serie D nella stagione 2005-2006, una promozione assolutamente meritata, un campionato di Serie D dominato, ma poi l'anno successivo si ripropone lo stesso problema che c'era stato all'Old Reggio. La squadra non va, la Serie C2 è una ribalta troppo grande anche questa volta e arriva la retrocessione nuovamente in Serie D. Dopo questa ennesima delusione, dopo questo ennesimo tentativo fallito di rimanere in questa categoria, Antonio e i suoi decidono che è il momento di dare una svolta. E la svolta arriva nell'estate del 2007, quando nasce una creatura di Antonio De Bonis e dei suoi amici. Una creatura dove loro non sono più soltanto i giocatori, ma anche i creatori, gli inventori a tutti gli effetti, perché nell'estate 2007 nasce la Virtus Fondi. L'idea Virtus, come dicono tanti nostri
Slogan nasce da una serata al Boschetto, dove comunque dopo quell'ennesima retrocessione, noi che comunque eravamo più grandi, diciamo il gruppo che oggi dirigente della Virtus Fondi, decise di affrontare questa avventura con le proprie forze, ma soprattutto con la sua mentalità, che comunque avevamo una mentalità vincente, ma non riuscivamo a rapportarci con le società in cui eravamo stati. Quindi decidemmo praticamente in una serata di riunirci, di costituire questa associazione sportiva, e da lì è nata la Virtus Fondi. Un bellissimo progetto, esatto, che vi ha visti trionfare al primo anno in Serie D, no? Ecco, sulla carta potevate essere favoriti, però che stagione fu? Che stagione è stata? Il primo anno, insomma. Il primo anno fu una stagione dove comunque noi venivamo la maggior parte già da campionati di Serie C2 e campionati di Serie D vinti, quindi comunque eravamo diciamo leader per quanto riguarda quella Serie D, quindi non ci furono problemi per vincere il campionato. Mi ricordo la squadra, e comunque era nostra pretendente, era sempre una squadra che stava a Priverno, Futsal Lepini, che comunque aveva anche buoni giocatori che poi negli anni hanno partecipato anche loro al campionato anche di Serie C1, però quell'anno eravamo talmente preparati che comunque non ci fu storia per nessuno. Dopo la grande vittoria nel campionato di Serie D del 2007-2008, anche questa volta nel 2008-2009 sembra una stagione d'inferno. Il campionato di Serie C2 sembra troppo complicato, anche per una squadra come la Virtus Fondi, che pure ha degli ottimi elementi nella rosa. Così sembra essere, perché nel girone di andata arrivano soltanto 5 punti e nel girone di ritorno, dopo una giornata, dopo il 7-1 subito ad Anagni, mister Gaetano Ercole dice basta. Da quel momento in poi non sarà più lui l'allenatore della Virtus. L'approdo di Ignazio Argiolas, il primo tecnico, diciamo, che è venuto con il Patentino, che comunque è venuto nella nostra città. Proprio l'arrivo di Ignazio Argiolas, primo tecnico che, come dicevi tu, arrivava a Fondi per allenare una squadra di calcio a 5. Fino a quel momento le squadre di Fondi avevano sempre cercato di contare sulla propria forza, no? Non si era mai avuta l'idea di affidarsi a una guida esterna. Ecco, questo invece poi è risultato un fattore fondamentale, no, Antonio? Sì, perché una volta comunque Argiolas prese la guida della Virtus, diciamo una cosa che comunque lui volle da subito, il portiere, quindi fece arrivare Massimo Resti, quindi ci fu già un primo cambiamento che il mister volle da subito, quindi noi ci trovavamo con questo portiere che era Massimo Resti, un grandissimo portiere per quella categoria, veniva da Sabaudi allora, e quindi disputammo questo campionato, questo girone di ritorno, e tra alti e bassi, però comunque riuscimmo ad arrivare ai play-out, e lì ci fu, diciamo, la prima partita la giocammo fuori casa perché eravamo arrivati primi in classifica a livello di play-out contro il Pagliano, quindi disputavamo la prima partita fuori casa a Pagliano. Con il ritorno in casa, il vantaggio del ritorno in casa. E quindi lì poi ci fu, diciamo, un aneddoto che comunque mi ricorda sempre Andrea Pannozzo, mi disse che gli ultimi minuti di partita, mancavano al massimo 4 minuti, Argiolas chiamò Lallo, quindi Alessandro Conte, gli disse Lallo scala che deve entrare, e Andrea Pannozzo disse mister, ma non fa entrare Lallo, fa entrare Antonio, no? E Argiolas dice sì infatti, tanto entra tu. Sì, all'andata 5-3 per loro. 5-3 per loro, e poi al ritorno 5-3 per voi, con il tuo gol proprio nei secondi finali di partita. Sì. Nel 2009-2010 bisogna programmare il futuro, perché la Virtus Fondi si è sì salvata, ma non può certo fermarsi qui. Antonio De Bonis lo sa, e
prima di diventare unicamente direttore sportivo, decide di disputare un'ultima stagione nella doppia veste, quella di giocatore-direttore sportivo. Nel 2009-2010 la Virtus si salva nuovamente, in un modo molto più tranquillo, e nel 2010-2011 si prepara a quella che deve essere la stagione della crescita, del salto in avanti, del dare qualcosa in più. Le cose però non vanno benissimo. Antonio De Bonis smette le vesti di giocatore e si dedica unicamente alla scrivania, nelle uniche vesti di direttore sportivo. La stagione però non va benissimo. Inizialmente c'è Mister Polidori sulla panchina, ma durante la preparazione, per problemi familiari, deve lasciare. Subentra Tullio Vellucci, ma la stagione non è delle migliori. La Virtus Fondi non solo non riesce ad agganciare la zona playoff, obiettivo stagionale prefissato, ma rischia addirittura di finire nei playout, evitandoli soltanto all'ultima giornata. Per Antonio De Bonis, la prima stagione da direttore sportivo si risolve con una sconfitta, ma è solo l'inizio di una cavalcata che da bella diventa meravigliosa. Forza di cose dovetti vestire solamente, esclusivamente il ruolo da direttore sportivo, perché ci fu l'anno dove comunque diciamo la Virtus Fondi storica si iniziò a sgretolare, dove comunque uscirono dalla Virtus Fondi personaggi comunque come il capitano, qualche altro dirigente, quindi Domenico Capodosto, Fabio Panza, quindi comunque persone che comunque avevano creato questa Virtus Fondi, e quindi comunque ci servivano persone che facevano solo ed esclusivamente il ruolo che comunque gli era proposto, e da lì iniziai diciamo questa escalation di giocatori che comunque si susseguirono negli anni. Mi ricordo Ciottoli, addirittura Roberto, comunque un giocatore di qualità, poi ci fu Valerio Campioni, comunque Gabriele del 7, Andrea Bondatti, e poi qualche altro giocatore di Latina che non mi ricordo bene i nomi, Baldini, Maurizio, ma furono un'escalation di giocatori non indifferenti. Quindi comunque questi colloqui comunque si susseguivano quasi ogni settimana, non potevo gestire entrambe le vesti, anche perché mi ero accorto che nello spogliatoio ero di troppo, e quindi per forza di cose dovete lasciare. L'estate del 2011 è un'estate decisiva nella storia della Virtus Fondi, ma anche in quella che è la carriera da direttore sportivo di Antonio De Bonis. Dopo il fallimento, senza giri di parole, della stagione precedente, Antonio decide che è il momento di unire al gruppo storico dei fondani e al mini gruppo dei sociari un altro gruppetto, quello dei tre ragazzi terracinesi, il trio Meravigliao, un trio che con il Terracina ha sorpreso, perché il Terracina, matricola della Serie C2, nella stagione precedente ha raggiunto niente poco di meno che il terzo posto. I gemelli Olleia, Matteo e Simone, insieme al loro fido amico, il pivot Alessio Frainetti, sono ambiti da mezza provincia, tra cui la Virtus Fondi e la Gymnastic Studio Fondi, due società che proprio nella stagione successiva si daranno battaglia per la conquista del campionato di Serie C2. La trattativa è di quelle incredibili. Tutti vogliono assicurarsi i tre ragazzi di Terracina. Alla fine ci riuscirà la Virtus, con degli aneddoti davvero incredibili che solo Antonio De Bonis può raccontarci. Allora, ci fu una trattativa, mi ricordo, lunga, ma anche 3-4 settimane, dove comunque noi sapevamo benissimo che c'erano altre squadre che comunque cercavano i gemelli Olley e Frainetti, perché comunque l'anno prima erano arrivati, se non sbaglio, terzi nel campionato, e quindi fecero tutti e tre una stagione formidabile, e quindi erano appetibili un po' a tutti, perché comunque erano di Terracina, quindi erano vicinissimi qui al nostro territorio. Poi comunque è vero che sui gemelli correvano delle voci che erano comunque testardi, comunque persone che comunque cercavano anche
situazioni per creare scompiglio nelle squadre, comunque litigavano con altre. Però diciamo, io una volta che comunque ebbi un contatto con loro, mi sembravano da subito ragazzi a parte gentilissimi e poi comunque disponibili e con un senso della vita per il sacrificio non indifferente, quindi persone buone di cuore, proprio buone di cuore. E mi sembrava strano che in giro giravano voci che comunque erano ragazzi che creavano fastidi. Noi facevamo questa scommessa perché comunque questo fatto comunque ne parlavamo in società, però io gli dissi che comunque erano ragazzi formidabili e quindi questa trattativa, diciamo, giocammo un po' sulle conoscenze, perché comunque la racconto questa cosa pure se non dovrei. C'era da un lato, loro seguivano tanto Vicari, che era l'allenatore del Terracina Calcio a 5 in quel momento, in esatto, quel momento, che arrivò terzo, quindi comunque diciamo gli diede a loro tre la BC del Calcio a 5, quindi si fidavano ciecamente di questo Vicari. Per spuntarla noi contattammo Vicari, quindi io personalmente contattai Vicari per comunque proporgli la panchina della Virtus Fondi, però comunque in mente mia già avevo deciso che era Gianni Napoli. E quindi, sapendo che i terracinesi si consigliavano con Vicari, questa era una voce che comunque mi disse un altro dirigente, grande toscano, Andrea, quindi i terracinesi forse, comunque non è vero, spinti anche dal fattore che forse Vicari doveva venire a Fondi ad allenare, quindi diciamo la trattativa andò a lieto fine. Però nonostante tutto comunque da allora ci vollero ancora altre 2 settimane prima di comunque raggiungere l'accordo, perché poi l'ho scoperto, Matteo Lea da subito voleva venire da noi. Diciamo quello che era un po' di tubande era Frenetti, però chi diciamo reggeva il gioco di tutto era Matteo. Disse: guarda, voi potete pure andare lì al fratello e Frenetti, io comunque non vengo lì, vado alla Virtus Fondi. E quindi allora ci fu il lieto fine, che comunque chiudemmo la trattativa da lì a pochi giorni e diventarono ragazzi della Virtus. Dopo essersi assicurati i tre ragazzi di Terracina, la Virtus Fondi 2011-2012 è finalmente pronta per partire. Sarà un'annata splendida, costellata da vittorie bellissime, come quella nel girone di ritorno, nel derby, contro la Gymnastic Studio Fondi, vinto 4-1, oppure come il 3-1 sulla Century Latina, in una delle ultimissime giornate di campionato, decisive per vincere proprio quel titolo. Ci si gioca il campionato in tre, perché non c'è solo la Gymnastic Studio Fondi, ma anche il sorprendente Atletico Scauri del praticamente esordiente Mister Treia. Nella lotta a tre, però, la spuntano loro, i fondani, i rossoblù, di Mister Gianni Napoli, ma soprattutto del direttore sportivo Antonio De Bonis, che proprio da qui, da questo posto, il suo solito posto, si gode una splendida promozione in Serie C1. Antonio De Bonis ce l'ha fatta, ha raggiunto quello che era il suo originario obiettivo, ovvero portare la Virtus Fondi nella massima categoria a livello regionale. Virtus Fondi decide di puntare anche per la Serie C1 sullo stesso gruppo di ragazzi che si è aggiudicato il titolo di Serie C2. Purtroppo non ci sono grandissime risorse economiche spendibili e allora il mercato è molto fantasioso. Antonio De Bonis cerca il nuovo colpo e lo trova, e come se lo trova? In un giocatore sul quale mai nessuno aveva veramente scommesso nell'ambito del calcio a 5, ma su cui lui fin da subito punta tantissimo. Io sapevo benissimo che Massimiliano Triolo, anche nel campionato Serie C1, comunque non sfigurava nei confronti di nessuno,
quell'anno in C1 mi ricordo c'erano giocatori di alta qualità, comunque Alzio Calcetto, la Ludigiani, ero qua, c'erano i giocatori che Morera adesso gioca, diciamo, sta facendo i playoff per la Serie A, quindi giocatore comunque di qualità enorme. Però Massimiliano, diciamo, nella partita con la Lodigiani lì vincevamo noi 4-2 il primo tempo. Sulla panchina siede anche per la stagione 2012-2013 mister Giamina, che dopo la splendida promozione dalla Serie C2 alla Serie C1 fa un capolavoro, se possibile, ancora maggiore. Infatti la Virtus Fondi, con lo stesso gruppo dell'anno precedente e l'unica aggiunta del crack Massimiliano Triolo, ottiene una salvezza clamorosa, perché la ottiene senza passare dai play-out. Un piazzamento incredibile, un decimo posto inatteso. Molti avevano dato il rosso-blu per morti a inizio stagione. Quantomeno, secondo i più ottimisti, la squadra di Gianni Napoli avrebbe dovuto disputare i play-out. E invece no, perché quello splendido gruppo di ragazzi colpisce ancora, sorprende ancora e ottiene una grandissima salvezza in Serie C1. Antonio De Bonis però non si accontenta, capisce che la Serie C1 è sì la massima ribalta a livello regionale, ma vuole di più. Intuisce che quel gruppo, insieme a qualche piccolo nuovo innesto, può fare qualcosa di ancora più importante. Siamo nell'estate del 2013 e la società, con lui in testa, decide di puntare ancora più in alto. L'idea originaria è quella di disputare un campionato di Serie C1 con la prospettiva dei playoff, quantomeno con la vera motivazione di provarci per davvero e non solo di sognarlo. Si inizia a parlare di un'eventuale Serie B da ottenere sul campo, ma poi succede qualcosa di particolare in quell'estate, qualcosa che spiazza tutti. Lì è un discorso che comunque noi intanto stavamo costruendo una squadra per poter partecipare al campionato di Serie C1 come una pretendente, diciamo, al titolo, comunque per disputare i playoff. E siccome c'erano contatti con con il comitato per quanto riguardava il patentino dell'allenatore, che Gianni Napoli fu uno dei nostri allenatori che non aveva il patentino, quindi il primo anno per il comitato comunque non ci fece problemi, per il secondo anno comunque chiedeva un allenatore sulla nostra panchina che comunque avesse un patentino, altrimenti comunque c'era una multa da pagare. Penso che sarebbe ancora ci sta adesso. Sì, sì. E allorché noi iniziamo ad avere contatti con Paolo De Simoni, quell'anno fu anche l'anno che non voglio tralasciarlo, ci fu l'entrata, diciamo l'acquisto più importante di quell'anno, fu anche il nostro vicepresidente, diciamo, che era Luca Peppe, che adesso attualmente è vicepresidente. Comunque fu, diciamo, un acquisto, diciamo così, tra virgolette, però comunque ha portato nell'organigramma della Virtus, diciamo, idee, innovazioni e quant'altro. E quindi comunque iniziamo a decidere sulla scelta dell'allenatore, facendo due conti comunque anche a livello economico, e per fare un campionato comunque di alta classifica comunque dovevamo tenere presente che comunque non potevamo superare il budget che comunque ogni anno ci prefissiamo, quindi ci fu l'accordo con Paolo De Simoni per questo campionato di Serie C1, perché comunque ancora si parlava di Serie C1. Al che non so se Paolo De Simoni o comunque Enzo Ginepro, il presidente, comunque vennero chiamati dalla federazione, dove ci proponevano un campionato nazionale, perché a detta loro comunque
avevamo diciamo Coppa Disciplina, comunque, dove comunque eravamo arrivati anche in quell'anno, tranne l'ultima espulsione di Gianni Napoli, comunque eravamo in corsa per il primo posto, mi sembra arrivavamo secondi. Il palazzetto che comunque era un impianto sportivo, noi con i conti che erano tutti apposti, comunque ci proposero di fare questo campionato. E noi la scelta di parteciparci fu dibattuta, no, ma non tanto, perché comunque c'erano delle, i conti dell'iscrizione, delle fiduzioni, comunque non è una cosa facile da fare in, assolutamente, quindi, e quindi comunque dopo alcune riunioni comunque fatte qui dentro decidemmo di partecipare a questo campionato. La stagione 2013-2014 non va benissimo. Sicuramente la Virtus si aspettava molto di più dalla prima annata in Serie B nazionale. Non è andata come tutti speravano, come soprattutto Antonio De Bonis sperava. E così Antonio capisce che per la stagione successiva, pur ancora in Serie B, serve una svolta. Una nuova svolta. La terza, forse la quarta della storia della Virtus Fogli. Qualcosa che ancora una volta possa far fare un ennesimo, ancor più bello, salto di qualità alla Virtus Fondi. Un giorno di maggio, fine maggio, inizio giugno, più o meno il periodo in cui si iniziano a fare i discorsi più seri e più concreti per le stagioni successive, Antonio legge una notizia. Everton Pires Rosigna lascia la Cascina Orte. Pazza idea in mente. E se portassi un giocatore allenatore che è stato anche campione del mondo più di 15 anni fa, qui a Fondi, cosa potrebbe succedere? No, e quando viene Rosigna a Fondi? È impossibile. No, ho pensato una stupidaggine. Però Antonio non si arrende, la mente di Antonio non si arrende. Torna a casa e quella notte non dorme, ci pensa, ci ripensa. E così la mattina dice fra sé e sé, ci devo provare. Un tentativo lo devo fare per forza. E quel tentativo lo fa. Il primo approccio con Mister Rosigna è sorprendente. Arriva con un messaggio tramite il cellulare. Mister Rosigna risponde ad Antonio De Bonis. Antonio, non c'è problema, io parlo con chiunque. E così farà. Si capiscono subito i due, c'è subito una grande intesa. Antonio De Bonis ed Everton Rosigna sarà l'inizio di un nuovo ciclo della Virtus Fondi. Il ciclo che un giorno, chi lo sa, forse potrebbe portare la società rossoblù nei palcoscenici del calcio a 5 che contano per davvero. Noi abbiamo lasciato nelle mani di, diciamo, di Rosa una squadra che è vero che è arrivata ultima in classifica, comunque facendo la media 3 punti, ma comunque una squadra che era pronta a livello mentale a disputare un campionato del genere, perché comunque cambiano i tempi di allenamento, cambiano gli orari, i ritmi, diciamo anche comunque il rapportarsi con, tra di loro, dove comunque magari in un campionato regionale è tutto comunque più semplice, qui è tutto diverso. Quell'anno ci furono addirittura 3 trasferte in Sardegna, che per noi a livello economico, nonostante tutto, costarono una cifra molto elevata. Però diciamo, Rosa è arrivato qui, ha trovato una squadra che quantomeno le basi, diciamo le prime 3 lettere dell'alfabeto ABC lo sapeva, anche se per lui poi comunque ha ribaltato tutto, perché comunque è un allenatore di, diciamo tra virgolette, a livello professionale di questo genere io non l'avevo mai conosciuto. La prima cosa che vuole vedere è il nostro box, dove comunque avevamo diciamo le attrezzature per fare l'allenamento, quindi comunque
roba tipo cinesini, casacche, i colori delle casacche, i colori dei birilli, le scalette, le meduse, come chiama lui, tutte, comunque, tutte cose che se al di là del lato economico, prima di venire in una società doveva avere un quadro generale di tutta quella che era l'attrezzatura di questa società per poter disputare il campionato. Quanti palloni avevamo, diciamo, quanti dirigenti. Un giorno dell'estate del 2013, Antonio De Bonis pronuncia una frase ben precisa. È vero, ci siamo salvati, abbiamo ottenuto la Serie C1, proveremo a fare meglio, ma non so se una squadra di fondi riuscirà davvero ad arrivare più in alto della Serie C1. A distanza di due stagioni, invece, il passo verso la Serie B è stato fatto. E adesso Antonio ha un nuovo sogno, il sogno più grande, che nel giro di pochi anni proverà nuovamente a realizzare. Il mio sogno sicuramente è poter disputare un campionato di Serie A di calcio a 5, però so benissimo che è un sogno, perché è una cosa difficilissima, perché solamente se penso alle quote di iscrizione comunque girano su quella serie, per noi è un discorso parecchio lontano. Però diciamo, il tempo poi porta sempre cambiamenti e innovazioni. Magari fra 3 anni forse o sarò in A o penso non continuerò, perché comunque andare in una categoria, cioè passare da una categoria nazionale, andare in una regionale e poter ricoprire questo ruolo che copro io in questa società, dove comunque diciamo conosco tutto, diciamo, della Virtus Fondi, mi resterebbe difficile. Quindi fra 3 anni mi auguro che comunque ci saranno altre persone al mio posto, magari vedrò, come ti ho raccontato in alcune volte, vedrò la Virtus Fondi, che si chiamerà in un altro nome, disputare un campionato nazionale. Però magari il sogno, diciamo, è di vedere una squadra di Fondi partecipare a un campionato di Serie A nel palazzetto di Fondi. Maggio 2009, playout Virtus Fondi Calcio a 5, Città di Paliano, andata 5-3 per gli ospiti. La Virtus si è classificata meglio in campionato, però non basta, serve la rimonta. E chi può guidarla se non lui? Antonio De Bonis. La partita però non si mette benissimo. A 5 minuti dal termine il risultato è di 3-3. La gara non si sblocca a favore dei fondani. Serve una magia, serve qualcosa di unico, serve la spinta necessaria per far salvare finalmente questa maledetta squadra fondana che dalla Serie C2 non riesce mai a mantenere la categoria e scende sempre in Serie D. Anche questa volta l'epilogo sembra quello solito. Fino a che, a 4 minuti dal termine, Mister Argiolas mette in campo lui, Antonio De Bonis. Il quadro si modifica subito. La Virtus Fondi riprende vigore, la spinta, l'adrenalina di Antonio fanno la differenza e si arriva a un calcio di rigore per la Virtus a 40 secondi dalla fine. Ci stava sempre, diciamo, negli ultimi secondi di gioco, ci diedero un rigore su Giallo Vaccaro, che disse all'arbitro, quando prese la palla, lo mise sul dischetto, disse: arbitro, quando manca, disse 30 secondi, e allora non voleva più battere il rigore. Disse: guarda Gianluca, tira il rigore, perché comunque c'ha tempo per vincere. E quindi fece il gol del rigore, quindi 4-3. Ancora passavano loro, e loro misero palla a centro. Il Paliano batte proprio da qui, dopo il 4-3 subito. Nessuno crede che sia possibile che la Virtus vada a segnare subito. Gestiranno palla, sarà l'ennesimo rammarico di una squadra fondana che scende in Serie D. È stato bello, ma ormai è tutto inutile. Nessuno più ci crede, ma lui sì.
sempre lui, il numero 7, Antonio De Bonis. Il Paiano batte, gioca una normale palla indietro e poi ecco che si verifica qualcosa di molto strano. I due giocatori che si palleggiano il pallone, come si dice nel gergo del calcio a 5, non si accorgono che c'è una scheggia impazzita. Un uomo che si lancia in un pressing quasi insensato. È proprio lui, Antonio De Bonis. Si fionda in mezzo ai due che palleggiano con il pallone. Con la punta del piede sinistro recupera palla. Sembra quasi cadere e invece no. Il pallone arriva sui 9 metri. Avrebbe qualche altro metro, ma forse non ce la fa. Il pubblico dalle tribune già lo spinge verso la porta. Si sta per verificare una cosa incredibile. E si verifica. Tiro di punta. Palla sull'incrocio. E rete. Signori, per la prima volta, una squadra fondante non scende dalla Serie C2 alla Serie D. Quella squadra è la Virtus Fondi, quel giocatore che per la prima volta ha fatto esplodere il palazzetto dello sport di Fondi, non per la palla a mano, non per il basket, ma per il calcio a 5. Si chiama Antonio, di cognome fa De Bonis e indossa una maglia, la maglia numero 7. Quando ci ripensi, per te che significato ha? Ma nonostante sono passati 6 anni, comunque ogni anno, cioè quasi ogni anno, mi ritrovo a raccontare qualsiasi persona, anche l'allenatore che comunque viene qui, che vuole sapere la nostra storia, cioè come mai, quindi comunque partiamo sempre a raccontare che noi eravamo un gruppo di amici che comunque disputavano un campionato di Serie D e piano piano comunque si è arrivati a questo campionato nazionale di Serie B. Quindi nonostante comunque ogni volta comunque ci ripenso, cioè comunque provo gioia, perché mi ricordo vivo il momento comunque dove comunque tutti, cioè posso raccontare quel momento, mi ricordo Xavi Emilio Cibelli sulla staccionata e comunque stava pronto per scavalcare, Gianni Pannozzo, Resti con entrambe le mani comunque che era infortunato in quel play-out. Gianni che era stato espulso, Emilio Cibelli capitano che era stato espulso, e insomma la gente che era sugli spalti me la ricordo bene tutta, anche perché comunque noi io e il presidente Enzo Ginepro prima della partita non andammo a pranzare e ci sedemmo fuori al bar, eravamo talmente sicuri della nostra permanenza in Serie C2 che non ci facevamo per niente problemi, magari, ma se non ci riuscivamo, eravamo talmente sicuri, quindi ricordo bene il presidente che era felicissimo di questa vittoria. Eh sì, la maglia numero 7. Antonio in realtà non pensava nemmeno più di averla dopo 6 anni, ma come si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E allora, una ragazza che era su quelle tribune il 2 maggio del 2009, intuendo l'importanza di quella partita e di quello che era successo, l'ha conservata. Quella ragazza si chiama Maria Di Fazio ed oggi è la signora De Bonis. Dobbiamo a lei questo splendido documento di quel giorno. La maglia dell'uomo che, piaccia o non piaccia, da quel giorno ha cambiato per sempre la storia del calcio a 5 fondano. Quell'estate Antonio ne è consapevole, sa di aver fatto qualcosa di importante e ripete spesso una frase: la maglia. Io quest'anno non dovevo più indossarla. Avevo deciso di dedicarla così, a qualcun altro. Per me era più importante la scrivania a quel punto della mia carriera. Eppure, dopo il girone d'andata, sono stato costretto a rimetterla. Perché eravamo rimasti davvero in pochi. Ebbene sì, signori, se l'è rimessa. Cosa dirti, Antonio? Visto il risultato, meno male che quella maglia te la sei rimessa. Grazie, Antonio.